Un caro saluto e benvenuti sulla fisica criptonite. Oggi parleremo della fisica di una massa in rotazione, come e perché questa fisica è criptonite. Prima dovete comprendere le basi della fisica elaborata usando semplici calcoli che chiunque è in grado di fare. Abbiamo una rotazione con una massa di colore rosso. La massa rossa ruota ad una velocità tangenziale costante indicata dalla freccia. La lunghezza della freccia è proporzionale alla velocità, in questo caso è lunga 7 cm e rappresenta una velocità di 7 miglia orarie. Cosa succede alla massa? Se conosciamo il valore della massa, il raggio e la velocità di rotazione, possiamo calcolare che la nostra massa ha una forza centrifuga che agisce su di essa con un valore costante in ogni momento. La cosa più importante da ricordare è che il valore e la direzione della forza sono una costante per la massa rossa. Ora arriviamo alla parte più importante inerente alla fisica della rotazione, la nostra fisica criptonite e perché la chiamo criptonite. Questa si chiama ruota che rotola senza scivolare. Il nome fisico è traslazione del corpo rigido con fisica della traslazione. Cercate fisica per la rotazione del corpo rigido con traslazione o rotazione della ruota senza slittamento. Troverete un sacco di esempi, alcuni complicati, altri semplici. Con questa fisica possiamo comprendere cosa succede alla nostra massa rossa quando due movimenti avvengono contemporaneamente. Qui si tratta di una rotazione sulla circonferenza di un'altra rotazione col centro in movimento. Questa è la stessa ruota, con la stessa massa rossa, con la stessa velocità tangenziale. Questa volta abbiamo aggiunto il movimento in avanti della ruota. La velocità del centro della ruota è di 7 miglia all'ora in linea retta. Cosa pensi stia accadendo alla nostra massa rossa adesso? La stessa cosa di prima? Non credo proprio. Osserva il centro della ruota, è ad una velocità costante di 7 miglia all'ora. Confrontalo con la nostra massa rossa. La massa rossa si sta muovendo davanti e dietro al centro, pertanto sta succedendo qualcos'altro. Sta muovendosi più veloce e più lenta rispetto al centro. È compito di questa fisica elaborare e capire cosa sta succedendo. Come possiamo farlo? Possiamo usare lo strumento di addizione dei vettori di questo sito. Possiamo farlo anche a mano per capire meglio l'addizione vettoriale. Cerca l'addizione vettoriale da punta a coda. Tutto ciò di cui hai bisogno è un righello, un goniometro e un foglio di carta. Posizioniamo le due frecce di 7 cm nella direzione di marcia per ciascuna delle due velocità nella posizione della massa rossa, rappresentando la velocità tangenziale e lineare. La somma sono le due frecce vettoriali insieme. Sommando i due vettori freccia insieme, la lunghezza e la direzione risultante della freccia vettoriale è la nostra risposta. Se la freccia è lunga 10 cm, che sono 10 miglia per ora in quella direzione, sommando i due vettori otteniamo il risultato del vettore di velocità. Questa è la velocità risultante per ogni punto della nostra massa. Cambia sia in lunghezza che in direzione o verso. Questa è l'accelerazione di una velocità variabile della nostra massa rossa. Confrontando la sola rotazione con la rotazione in movimento, si vede una grande differenza per la nostra massa. Una è sempre costante, l'altra no. Prendete il vostro tempo per capire la fisica di base, comprendere la differenza per la massa. Non è intuitiva, ma è un fatto fisico. Questo è importante per il passaggio successivo. Mettete in pausa questo video, fate un break, andate e riguardate la fisica, date un'occhiata al link interattivo del simulatore Vector che trovate nella descrizione del video. Sistemi di riferimento inerziale del moto relativo. Cos'è un sistema di riferimento inerziale? È un sistema di riferimento che si muove a velocità costante in linea retta, come questa carrozza del treno.
Qualsiasi movimento o mancanza di movimento al suo interno è come se si trovasse a terra accanto a te, osservando la carrozza che passa oltre. I pesci nella boccia che si spostano nella carrozza sono gli stessi come se si trovassero a terra accanto a te, mentre guardi la carrozza che passa. È una parte fondamentale della fisica e dell'astrofisica. Posso farvi vedere migliaia di esempi che questo è vero. Posso mostrarne uno dove non lo è. La massa è cambiata per l'ape di Ottone. Questo potresti essere tu o io in qualsiasi rotazione che si sta muovendo. Ora conosci la differenza delle due rotazioni. Una che si sposta e l'altra no. Cosa succede alla massa quando la ruota è posizionata nella carrozza che ruota alla stessa velocità tangenziale con la velocità della carrozza a 7 miglia all'ora? Cosa cambia? Non cambia nulla per la massa, cambia solo per l'osservatore. L'osservatore nella carrozza può vedere solo una rotazione statica. La posizione dell'osservatore non può cambiare la realtà della massa. Cambia solo ciò che si può vedere per calcolarla. Ci hanno ingannati a pensare che ciò che vediamo sia la realtà per la massa. La matematica cambia, non la realtà. Secondo il moto relativo ai sistemi di riferimento inerziali, questa fisica non dovrebbe esistere. Il centro di rotazione si muove a velocità costante in linea retta. Per definizione è un sistema di riferimento inerziale. Cosa abbiamo imparato da questa fisica? Che la fisica fondamentale per il globo rotante che si muove intorno al Sole, il quale a sua volta si muove intorno alla galassia, la quale gira nell'universo, è un fallimento. Sono tutte rotazioni che si muovono, che si spostano. Abbiamo invalidato sia il moto relativo che il sistema di riferimento inerziale. Senza moto relativo e sistemi di riferimento inerziali, nessuno di questi può funzionare. Qualsiasi forza che agisce su una massa o noi non sarà mai costante a causa della continua e costante variazione di velocità. C'è una ragione in astrofisica per cui non usano mai i sistemi di riferimento rotanti che si muovono. Questo perché? Perché tutto va a pezzi qualora lo dovessero fare. Mettete in pausa, scattate una schermata delle due pagine successive e stampatele. Andate e sfidate chiunque conosce la fisica con le informazioni e le conoscenze che avete adesso. Se l'argomento vi è piaciuto, attraverso indice alfabetico trovate altri video interessanti come cambio di velocità sulla Terra globo, moto relativo, si muove, Terra orbita il Sole con una variazione sull'orbita di 3400 km orari ogni 12 ore. In lingua inglese, kryptonite o kryptonite significa l'unica debolezza di qualcosa o qualcuno altrimenti invulnerabile. In italiano possiamo dire semplicemente il tallone di Achille.